Bene, grazie dunque per essere qui alla quarta edizione del rinato Premio Sila. La giuria di quest'anno, domani ci saranno i premi, la cerimonia di premiazione per i vincitori che quest'anno ai quali quest'anno consegneremo il premio che Mimmo Paladino ha inteso donare alla Fondazione Premio Sila e alla città di Cosenza, che rimarrà per sempre come simbolo della Fondazione Premio Sila e del premio. La giuria, dicevo, quest'anno ha inteso attribuire a Stefano Rodotà, che qui lo devo presentare naturalmente, il premio speciale alla carriera, diciamo così, anche riduttivo. Dire, riferendomi a lui, alla carriera, direi più alla persona, alle idee, alla elaborazione di pensiero che ha rappresentato per intere generazioni di giuristi e di italiani soprattutto, per i quali i diritti sono in continuo adattamento alle esigenze dei tempi e germogliano dal diritto complessivo. Stefano Rodotà è professore emerito di diritto civile all'Università di Roma e tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed è stato presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tralascio di dire tutto il resto del suo curriculum perché voglio soffermare su questi tre passaggi della sua traiettoria umana e professionale che cominciano nella militanza. Mi ha autorizzato stamattina a dirlo in questo modo, fa piacere a me, per la comune militanza radicale, sia pure in diverse generazioni. Lui ha cominciato a frequentare il mondo dei diritti civili a fianco di Mario Pannunzio e sono germogliati in una elaborazione di pensiero che continua ancora ad oggi, testimoniata dalla intensa e coraggiosa testimonianza critica alla cosiddetta riforma costituzionale, alla legge elettorale emanata dal Parlamento. E in queste tappe, secondo me, che è racchiusa la motivazione che ha spinto ciascun giurato della giuria del Premio Sila, che è una giuria composita, molto animata, di 9 giurati tutti dotati di estrema personalità, che spesso litigano di loro e hanno, litigano ovviamente nel senso letterario del termine, hanno la voglia di affermare le loro preferenze, le loro attitudini, le loro scelte. Nel caso di Stefano Rodotà invece è stata una attribuzione all'unanimità. E Stefano Rodotà nasce quindi, la sua traiettoria, dicevo, nasce nella fase dell'Italia radicale degli anni 60, nel decennio italiano. Quello che si apre con il Concilio Vaticano II e si chiude con la bomba di Piazza Fontana, quando giovani che pensavano con la propria testa e quindi controcorrente cominciavano a parlare con braccio disarmato di diritti civili e di rispetto delle diversità. Questo bagaglio culturale e politico diventa per lui la linfa dell'insegnamento, che come sempre è un insegnamento che poi produce un apprendimento e si trasferisce nelle straordinarie esperienze, appunto quelle che ha vissuto come professore nella fase della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e soprattutto nella affermando un sogno, traducendo in parole il sogno che fu di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi e poi attraverso la presidente, interpretazione straordinaria della presidenza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. A tutto questo, grazie a lui quindi, si deve la formazione, secondo me, nel nostro paese di un patrimonio che è entrato nel nostro potere culturale, e cioè il diritto di avere le stesse opportunità comunicative nell'utilizzo dei nuovi mezzi e strumenti
quanto a quello della riservatezza e alla protezione di alcuni aspetti della nostra attività, quello della persona, della vita di ciascuno, che nel nostro mondo globale incrociano le sicurezze e le libertà dell'individuo, di espressione, di circolazione, la libertà di culto, di orientamenti sessuali, di azioni politiche. È per questo motivo che ci abbiamo chiesto una testimonianza della vita nella rete, come lo ha definito lui stesso, per il trasferimento a tutti quanti noi di idee sui nuovi diritti e sulle nuove libertà. In questo senso lo invito a prendere subito la parola, ringraziandolo per la sua presenza, e poi stabiliremo un confronto anche con le idee che ha seminato, che avrà seminato il professore Bernardino. Grazie. Inutile che io dica quanto sia contento di questa occasione, perché si sono molte cose, ma in qualche modo ritorno a casa, che ogni tanto avviene, perché io dopo il liceo ho fatto tante cose, ho fatto in tutti i colori nella mia vita, per un filo che è stato quello del lavoro di ricerca e di insegnamento, e quindi sono grato al fatto di questo riconoscimento. Il tema può anche sembrare lontano da quella che può essere l'attenzione comune, ma non è così, perché ormai l'essere in rete è qualcosa che non solo si è diffuso, ma comuna a generazioni anche lontane tra loro. Però io vorrei partire da una considerazione, cioè il bisogno che tutti abbiamo di identificarci ci spinge a cercare definizioni dei luoghi e dei tempi nei quali viviamo. E dico una cosa che può essere considerata banale: la società in cui viviamo è definita, tra l'altro con insistenza, società dell'informazione, più propriamente forse società della conoscenza, che un prodotto con molte particolarità delle tecnologie che ci accompagnano da anni con modalità che sembrano irresistibili. Quindi governare la vita in questo contesto diventa sempre più complicato. La vita quotidiana, io dico. Quando poi si vuole indicare con maggiore precisione la condizione delle persone, si cerca di vedere qual è il loro rapporto con alcuni oggetti. Riflettendo sulle dinamiche in questo senso, per esempio si è detto che il secolo passato, il Novecento, è stato il secolo dell'automobile, mentre quello che stiamo vivendo sarebbe il secolo dello smartphone. Poi ci torno più analiticamente. Ora, questo riferimento allo smartphone, uno di questi aggeggi che noi ci portiamo dietro e che ci accompagnano nella nostra vita, o che forse noi accompagniamo con la nostra vita, perché questi strumenti stanno prendendo il sopravvento, ci parlano di due diverse forme di mobilità, effettivamente, perché l'automobile ha trasformato la mobilità spaziale, dando nuove opportunità, e quello che era il trasferirsi da un luogo all'altro come privilegio di pochi, c'erano molti che non uscivano dal luogo in cui vivevano, o se ne allontanavano soltanto in occasioni che era meglio che non ci fossero. In Italia conosciamo la vicenda della prima guerra mondiale, che è stata il primo momento di mobilità di persone che non avrebbero altrimenti mai lasciato la loro regione, non l'avrebbero lasciata nelle modalità che questa regione sono state ben conosciute dalle ondate migratorie che ci sono state tra fine 800 e 900, per non parlare di ondate migratorie del secondo dopoguerra che sono già avvenute. Dunque,
se noi facciamo questi riferimenti, che si fanno, non solo in Italia ovviamente, noi incontriamo dunque la conquista della mobilità fisica, della mobilità spaziale. Adesso c'è un altro spazio, che è quello identificato dai vari dispositivi elettronici, tecnologici, che ci trasportano al di là anche della dimensione fisica che comunque l'automobile ci ha fatto conquistare. Ci trasferiscono uno spazio senza confini, dunque un'altra idea di spazio e un'altra idea di tempo, per qualche motivo, consentendo una costruzione di relazioni personali e sociali non più condizionate da questi riferimenti, spazio e tempo. Allora la domanda è: siamo davvero di fronte a una nuova dimensione della libertà individuale e collettiva? Per provare, solo provare a rispondere a questo interrogativo, io vorrei proprio richiamare l'attenzione sul modo in cui questa tecnologia viene nominata. Perché ho scelto questo riferimento allo smartphone? Sia perché questo è un riferimento che nella discussione, ormai possiamo dire globale, ritorna con molta insistenza. Io per un certo verso metto in guardia da questa identificazione, perché negli ultimi anni abbiamo conosciuto un vertiginoso trasformarsi degli strumenti di riferimento. Io ho conosciuto il tempo in cui i computer erano dei macchinari enormi, in grandi stanzoni che avevano bisogno di una temperatura costante, avevano una potenza di calcolo inferiore a quella del PC che ho sfruttato io. Quindi le trasformazioni sono state anche dal punto di vista degli oggetti fisici che maneggiamo molto forti. Quindi io prendo con prudenza questa identificazione che tuttavia esiste, viene ripetuta, con dire, il secolo dello smartphone, ma c'è un punto di verità in questo riferimento. Vediamo le parole. Questo è composto da due termini. Uno è phone, un telefono, e l'altro è smart, cioè intelligente. Questo è il dato caratteristico di questo discorso e di questo riferimento, perché non è di poco conto questo dato linguistico, perché ci descrive un passaggio, quello di una situazione nella quale l'intelligenza, che era riconosciuta soltanto agli umani, io semplifico molto e voi mi scuserete, comincia a presentarsi come attributo di cose, di oggetti e di oggetti di uso quotidiano. Quando entriamo nella dimensione che viene ormai giustamente descritta, ma non è una novità, dell'intelligenza artificiale, cioè della continua costruzione progressiva di sistemi in grado di imparare, perché questo è il punto importante, e quindi progressivamente dotati di intelligenza propria. Questo oggetto che noi portiamo in tasca ha attitudini a imparare, anche nella maniera più semplice: se noi usiamo determinate parole, questo strumento ci segue e ce le suggerisce in qualche momento, poi ancora non interpreta fino in fondo quello che noi stiamo facendo e quindi rimane un margine di autonomia di decisione. Ma la prospettiva della intelligenza trasferita dalle persone alle cose è ritenuta così inquietante che in questa fase ultima, nell'ultimo anno e mezzo, c'è stata una reazione che potrebbe apparire addirittura sproporzionata e che non viene né da tecnofobi né da persone possedute da una ideologia antiscientifica. Se io vi faccio il nome di Bill Gates, Steve Hawkins, l'astrofisico, nomi meno conosciuti, uno che si chiama Ian Tallin, molti non ne conoscono il nome, ma credo che molti usino per le loro comunicazioni Skype.
è quindi uno strumento che sostituisce vantaggiosamente anche dal punto di vista economico il telefono. Oppure un signore che si chiama Elon Musk, che è uno dei grandi imprenditori della Silicon Valley, e quindi questa prospettazione apocalittica, come vi dirò subito, non viene da un mondo che rifiuta la dimensione tecnologica che stiamo vivendo, al contrario, è protagonista di tutto questo. E tuttavia, da questa riflessione intorno a ciò che l'intelligenza artificiale fa e può fare, nasce Elon Musk, ha detto: stiamo evocando il demonio. Bill Gates e Steve Hawkins hanno detto: il rischio per l'umanità è superiore a quello rappresentato dalla bomba atomica. Catastrofismo? Non lo so. Io registro un dato di realtà, perché la preoccupazione qual è? Creare sistemi mutati progressivamente di intelligenza propria, tali da consentire a questi sistemi di evolversi a loro volta, potenziando la loro stessa intelligenza, determinando non solo condizioni di simbiosi sempre più forte tra uomo e macchina, ma soprattutto condizioni, ecco la ragione della denuncia apocalittica, di sopraffazione da parte dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di intelligenza artificiale sulla intelligenza umana, determinando qualcosa che riguarda anche la sopravvivenza della specie umana. Tanto che qualcuno ha descritto il lavoro intorno all'intelligenza artificiale dicendo: sarà l'ultima invenzione dell'uomo, da quel momento entreremo in un'altra dimensione che sarà quella di una simbiosi nuova e diversa tra l'uomo e la macchina. Questa descrizione catastrofistica, apocalittica, chiamatela come volete, ci dice che ci muoviamo in una direzione che evoca qualcosa che neppure a coloro i quali si trovano sulla frontiera più avanzata è del tutto chiaro. Ed è abbastanza ovvio che di quando non si ha una percezione del futuro, di ciò che può avvenire chiara, possono prendere il sopravvento appunto interpretazioni che dicono: fermiamoci. Dirò alla fine come io penso che si debba invece ragionare in modo un po' diverso. E già noi abbiamo tutta una serie di sistemi che vanno da questi che ci portiamo dietro ad altri algoritmi, cioè dei sistemi che servono a governare tutta una serie di vicende e a cui vengono anche attribuiti effetti perversi. Per esempio, si è sostenuto con qualche margine di esattezza che la crisi economica che si è drammaticamente aperta nel 2007, che non si è ancora chiusa, sia stata determinata anche dal fatto che per esempio le transazioni in borsa erano ormai affidate a sistemi automatici, per cui per esempio gli acquisti di vendita o gli ordini di vendita o di acquisto erano affidati a questi meccanismi, a questi algoritmi che reagivano agli impulsi che venivano dal mercato con una rapidità che gli umani non avrebbero potuto. E tuttavia, poiché le variabili prospettate dalla realtà possono essere superiori a quelle che io incorporo in questo sistema, allora si è detto: sono comparse alcune variabili che questi sistemi non avevano incorporato e ci sono state delle reazioni che hanno contribuito a determinare gli effetti critici che conosciamo. Io penso che questo sia un modo di affrontare la questione che non risolve, l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato, abbiamo ormai una consistente letteratura in materia, non si può spiegare soltanto attraverso questo riferimento, ma è un riferimento che ci illumina.
e cioè che c'è un tipo di uso della tecnologia che, conferendo a qualcosa che sfugge al discorso della consapevolezza rispetto alla situazione e quindi alla intenzionalità delle decisioni, pone alcuni problemi, tant'è che si è detto che questi sistemi a cui noi trasferiamo una parte delle decisioni sono sempre più dotati, si dice prudentemente, di piccola umanità. Però il problema c'è, è un problema che, passando, come è giusto fare, da questo scenario più o meno, dire, sintetizzato in maniera approssimativa alla vita quotidiana, possiamo vedere come il telefono cellulare, cominciamo da questo, ormai siamo molto oltre, iPhone, iPad, smartphone, abbia trasformato la vita quotidiana. Accennavo prima al fatto che da molto tempo ci si è posto il problema dicendo ma ormai il telefono cellulare è una protesi da adesso. Lo vediamo, chi sale in un treno, su un aereo, vede tutte le persone che stanno così, queste loro consultano continuamente una protesi da cui non possiamo liberarci, anzi chi cerca di liberarsi di liberarsene viene qualche volta accusato, ma perché tu non avevi il cellulare? Cioè quasi che tu abbia rinunciato a una parte di te che gli altri percepiscono come un'amputazione illegittima. Allora il problema diventa, e credo che questo non sia soltanto un gioco di parole, perché ci pone immediatamente una serie di problemi, la domanda se noi non siamo diventati una protesi di questi apparati tecnologici sempre più sofisticati, sempre più capaci di indirizzare la nostra vita. Io in questo momento, stando qui dentro, posso essere localizzato per il semplice fatto che io ho con me questo strumento. Se io voglio evitare di essere localizzato, non basta che io lo spenga, dovrei aprirlo e levarlo alla batteria. E quindi la conclusione prima delle tutta una serie di ricerche è che noi stiamo diventando con il nostro corpo un corpo eternamente e continuamente connesso. Questo ha degli effetti che noi misuriamo sulla vita quotidiana, sui rapporti con le altre persone, i rapporti con le istituzioni, il mondo in cui noi costruiamo l'insieme del sistema delle relazioni personali e sociali. Che le relazioni sociali siano ormai affidate a tutta una serie di opportunità offerte dalla tecnologia, ce lo dice il fatto che ormai internet viene descritta attraverso alcuni passaggi. Il primo passaggio è quello che abbiamo più o meno conosciuto tutti quando abbiamo cominciato a usare la tecnologia: io mi collegavo alla rete, collegavo a internet, assumevo delle informazioni, trasferivo delle informazioni e colloquiavo con qualcuno. Ma mi fermavo qui finché non era a questa che si chiamava Internet 1.0, finché non si è passati a quella che si chiama Internet 2.0, cioè l'internet delle relazioni sociali, delle reti sociali, che è quella sperimentata da chiunque usi Google, Amazon, Facebook, usi Twitter e via dicendo, Microsoft. Cioè sono le relazioni sociali che sono plasmate da questo tipo di strumenti. Questo è il punto, e naturalmente tutto questo non è necessariamente qualcosa da guardare con sospetto, preoccupazione, perché certamente queste tecnologie hanno offerto possibilità di partecipazione civica, sociale, politica, che non erano alla portata di tutti. Se io volessi semplificare in maniera brutale, direi che fino a un certo punto le grandi manifestazioni di massa potevano essere
semplifico assai, ma non credo di andare lontano dalla realtà, organizzate solo da pochi soggetti sostanzialmente, partiti, sindacati e chiesa, mentre oggi ci sono molte situazioni nelle quali delle manifestazioni anche con decine di migliaia di persone sono organizzate da pochi partendo da un sito che poi viene crescendo attraverso l'attenzione che dedicano le persone. Tutto qui, un cambiamento che c'è stato e che io ricordo per non dare l'impressione che ci sia stata una rottura, una soluzione di continuità. Alcuni anni fa, questo è ormai, come dire, ricordato come uno degli eventi che hanno caratterizzato le dinamiche sociali e politiche negli ultimi anni, qualcuno forse ricorderà che a Seattle, dove si riuniva l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, ai delegati fu impedito di entrare nel palazzo dove doveva svolgersi la conferenza. Ma tutto questo era cominciato in rete, negli Stati Uniti, ha avuto consensi fuori dagli Stati Uniti, cioè si era costruito qualcosa nella piazza virtuale, ma nel momento in cui si è voluta dare una conseguenza sociale e politica rilevante, la piazza virtuale ha avuto bisogno della piazza reale. Le piazze erano state svuotate dalla televisione. Io che ho avuto un'esperienza politico-parlamentare, come sanno, sono stato eletto 3 volte in questa regione, ho visto come progressivamente le piazze si svuotavano. Io sono figlio dell'era dei comizi, quando ricordo benissimo, allora ero veramente molto giovane, ma sto parlando di tantissimo tempo fa, sto parlando della campagna elettorale del 1948, che io ho seguito nelle piazze di questa città quasi come in un teatro. E se mi permettete una battuta per dire, io ricordo benissimo quando in conclusione della campagna elettorale del 1948 era atteso il comizio di De Gasperi in piazza della prefettura. De Gasperi non arrivava da Catanzaro, oggi sono arrivato a Catanzaro meravigliosamente, poco più di un'ora, allora la strada era terribile, De Gasperi diciamo, straordinaria, piazza strapiena, attesa, arriva con ritardo, arriva questo signore, poveretto, affaticato al massimo, sale sul palco, comincia a parlare e non c'era una piazza ostile, ma molte persone, e io conoscevo anche per ragioni familiari, cominciavano a guardarsi tra loro e dissero: non sa parlare. Ecco, c'era un modo di comunicare che in piazza doveva avere delle caratteristiche, non sa parlare. Allora, però le piazze erano piene, si ascoltava sia chi sapeva parlare sia chi poi per altre ragioni non sapeva parlare, ma aveva un peso oggettivo. Io ho visto invece che queste piazze si andavano pian piano svuotando. Perché? E io ricordo benissimo, scusate se lo faccio anche questo discorso sulla vita in rete, legando alla vita quotidiana e anche alle esperienze personali, la gente ci stava sempre di meno. E quando mi dicevano ai tempi immediatamente successivo alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva liberalizzato l'accesso alle trasmissioni televisive, si andava in queste piccolissime televisioni locali con delle luci terribili che ti uccidevano per il calore, qualche volta mi dicevano con una specie di pudore: scusa se ti portiamo lì. La mia domanda era: siamo stati in piazza, quante persone c'erano? Un grande successo, 200 persone in un piccolo paese, e dire: dove andiamo? Beh sì, è vero, lo vedono qui, lì, lì, facevamo un po' 6.000 persone. È chiaro che le piazze si svuotavano. Le piazze sono state di nuovo riempite nel momento in cui la piazza virtuale non è bastata più. Io sono stato abbastanza anche un po' divertito da tutta una letteratura che è fiorita negli Stati Uniti, soprattutto in occasione delle ultime 2 campagne elettorali presidenziali, dicendo:
c'è un gran lavoro in rete, ma poi alla fine quello che si cerca di fare è riunire le persone che si sono incontrate in rete perché si incontrino fisicamente e concordino meglio l'azione da fare, confronti in una maniera diversa i loro punti di vista. E io mi sono ricordato, quando ho fatto la mia prima campagna elettorale, che non capivo un'espressione, mi dicono stasera facciamo il caseggiato. Il caseggiato era esattamente l'esito di andare in una casa dove c'era qualcuno che la metteva a sua disposizione perché ci fosse una discussione. Allora, si parte dalla piazza di Roma, si arriva nella piazza fisica, il mondo si accorge di quello. Allora la potenza della rete era molto minore, solo quando quell'evento viene trasmessa da uno dei mezzi che allora già erano tenuti maturi, in qualche modo superati dalla prepotenza delle dinamiche tecnologiche, cioè la televisione. La televisione unidirezionale che tutto il mondo fa vedere quello che era accaduto a Siena. Allora, vedete come si congiungono? Non c'è una cesura, perché non è stato un risultato soltanto della rete, è stato un risultato che è nato sulla rete, si è propagato nella realtà fisica ed è stato poi globalizzato attraverso un mezzo che allora era un mezzo che era ritenuto in qualche modo superato da quelle tecnologie. Lo dico per sottolineare il fatto che noi ci troviamo continuamente di fronte a forme di integrazione delle diverse tecnologie. E questo che sta accadendo ormai, uno schermo, avere un apparecchio, io posso vedere le trasmissioni televisive, i film in Siria sul mio computer e posso trasformare la mia televisione in un qualche cosa che mi offre una molteplicità di servizi. Questo è un punto che per quanto riguarda la vita quotidiana è di grande rilevanza. E allora c'è dunque un aspetto, attivismo civico, partecipazione politica, addirittura spinta fino all'affermazione che la rete è l'unico luogo della possibile democrazia che ci farà sopravvivere, anche con un tratto, diciamo, di ingenuità, di eccessiva fiducia. Ieri o avantieri c'era un articolo di Michel Lebet sul Corriere della Sera tradotto, che diceva come ne usciamo. Riempiva di insulti il Presidente della Repubblica Francese, il Primo Ministro e tutti gli altri, ne usciamo con la democrazia diretta, cioè una sorta di cieca fiducia nella rete, che è un modo per dire io non so come se ne esce e a questo punto mi affido alla tecnologia. Ecco il trasferimento dalle persone alle cose della possibilità di affrontare le questioni. Al catastrofismo dei signori che vi ho ricordato prima hanno reagito molti scienziati. Se voi andate su internet e digitate 400 scienziati per intelligenza artificiale, trovate un documento molto complesso, non semplice, che molti giornali anche in Italia hanno raccontato in modo molto approssimativo, in cui questi signori dicono sì, l'intelligenza artificiale pone molti problemi, ma attenzione, che questi problemi devono essere affrontati in un altro modo. Uso l'espressione tipo sistemi autonomi, automobili autonome, organizzazione del lavoro in forme autonome, armi letali autonome. Perché questa insistenza in quel documento sulla parola autonomia? Perché evidentemente il discorso dell'autonomia è associato alla inconsapevolezza, alla intenzionalità delle decisioni, mentre invece in questi casi non c'è consapevolezza e intenzionalità della decisione vista dal punto di vista umano tradizionale. Il problema che si pone è molto banale. Chi deve risarcire i danni provocati da un'automobile senza conducente? Questa è una questione concretissima. In questo momento, in particolare in Giappone e in Germania, le automobili senza conducente sono sperimentate. Io
in un giardino di Milano un anno e mezzo fa, ho fatto un giro su una macchina che non aveva conducente. Allora, questo è un problema. Nel momento in cui l'autonomia non è più caratteristica dell'agire così come noi l'abbiamo concepito, si apre un problema, ma è un problema che deve essere governato anche attraverso il diritto. Le armi letali autonome le dobbiamo accettare in ogni caso. C'è chi dice cominciamo con fare una moratoria e chiediamoci se gli effetti che possono essere prodotti da queste armi non sono altrettanto ancora più gravi di quelle che hanno portato, per esempio, a vietare l'uso dell'arma, ne parliamo in questi giorni, batterica oppure dei gas. Quindi si è aperta una questione che noi dobbiamo riuscire a governare attraverso questo tipo di riflessione. C'è dunque una frontiera molto allettante. Qualcuno, vedendo tutte le opportunità di offerte dalla rete per la vita quotidiana e soprattutto per la partecipazione politica e sociale, si è spinto fino a dire ecco il socialismo realizzato, non spingiamoci troppo oltre, e altri invece hanno sottolineato il fatto che attraverso queste tecnologie sempre più soggetti diversi dalla persona interessata si impadroniscono della vita. Ecco dove la vita torna a giocare come riferimento a questa parola, per una ragione molto banale, perché lo stare in rete, il vivere in rete, produce continuamente informazioni personali che qualcuno raccoglie. Nel momento in cui voi state usando, anche senza arrivare a strumenti particolarmente sofisticati, usate qualsiasi telefono cellulare, le vostre informazioni vengono raccolte. E viene raccolta a chi avete telefonato, per quanto tempo, da dove, anche senza arrivare a conoscere i contenuti, io posso tracciare un profilo della vita della persona. Perché se una persona telefona preferibilmente a un soggetto politico e non a un altro, a un'istituzione sociale piuttosto che a un altro, a una chiesa cattolica piuttosto che a una moschea islamica, io immediatamente ne traggo alcune conseguenze. Se questa persona, quando prenota l'aereo, dice vorrei un pasto speciale, voi avete raccolto un'informazione molto delicata e molto sensibile su questa persona. E ciò che si chiede in questo momento, quando voi sentite nelle discussioni di questi giorni usare una formula PNR, che sono i dati che sono raccolti nel momento in cui vi fate una presentazione aerea, e questo è qualcosa che fa molta gola sia alle agenzie di sicurezza sia ai soggetti privati. Alle agenzie di sicurezza perché? Perché se io ho chiesto di non avere il pasto servito in aereo, per esempio carne di maiale, si trae immediatamente una conclusione che io posso essere un islamico, un fedele dell'Islam o un ebreo. E su questa base, soprattutto associando ad altri dati, io posso certamente tenere dei comportamenti che mettono questa persona sotto controllo, addirittura discriminati. Però questo, io me ne sono stato ricordato un pezzo della mia vita quando presiedevo il garante per la protezione dei dati personali, mi sono occupato, ho presieduto quelli europei, non voglio ricordare per vantarmi alcune esperienze passate, ma semplicemente perché io presiedevo il garante europeo, l'indomani dell'11 settembre c'è stato un confronto molto duro con gli Stati Uniti anche intorno a questi dati. Perché? Perché la nostra vita in rete, quando è dissociata dalla complessa ricostruzione del nostro modo di essere, può provocare
equivoci molto gravi. Ne descrivo due. Il primo: voi sapete probabilmente che in Italia è reato accedere a siti pedopornografici. Ora, qualcuno guarda nel mio PC, ormai si può fare anche da lontano, ed è uno dei problemi aperti in questo momento, e scopre che io ho avuto un accesso a un sito pedopornografico. Allora, prima ipotesi, tu sei uno sporcaccione, anzi, sei responsabile di un reato, io passo immediatamente questa informazione alla procura. Secondo, può darsi che, e capita, digitando male, io sono finito su un sito pedopornografico, non sul sito dove volevo stare. Poi mi sono fermato un minuto, due minuti, e poi via. Terzo, che io sia una persona che voleva sapere se effettivamente questo descrive i siti pedopornografici in un certo modo giustificasse l'introduzione di un nuovo reato. Quarto, io sono un distinto studioso a cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha attribuito una borsa o un finanziamento per fare una ricerca sulla pedopornografia in rete. Allora, voi vedete che se io non considero e non ricostruisco il contesto, l'informazione in quanto tale raccolta può determinare conseguenze estremamente diverse e soprattutto presentare una rappresentazione di me che non è fedele, anche se il dato materiale è indubbiamente quello che sta registrato attraverso la tecnologia. Quindi noi ci troviamo di fronte a questo tipo di problemi che noi non possiamo eludere. Chi gestisce allora la nostra vita, le nostre informazioni? Ci sono, nel secolo passato c'è stata una grande utopia negativa, una grande distopia, il libro famoso di George Orwell, 1984, che ha descritto quello che poteva essere la società della sorveglianza e del controllo, con riferimenti tecnologici che fanno un po' sorridere oggi rispetto alle potenzialità che ci sono. C'è stata una, definirla utopia negativa non lo so, ma certamente un libro che non ha la qualità letteraria di quella di George Orwell, l'autore, e David Edgers, un libro uscito non tanto tempo fa, tradotto anche in Italia, che si chiama Il Cerchio, che è un racconto di come si sta trasformando il mondo per il fatto che tutta una serie di funzioni vengono progressivamente assunte da questi che noi chiamiamo oggi gli over the top, i padroni del mondo, che sono Google, che sono Microsoft, che sono Facebook, i quali progressivamente, attraverso la raccolta delle informazioni, il modo in cui gestiscono prima il loro personale e poi attraverso le informazioni gestiscono il mondo, prima sostituiscono all'autonomia delle persone un modello dal quale loro non possono allontanarsi, primo per ragioni legate agli interessi dell'impresa, e in secondo luogo perché questo diventa un modello sociale addirittura sostitutivo del rapporto tra cittadini e istituzioni pubbliche, tutto viene riportato all'interno di queste grandi organizzazioni. Questo libro è in qualche modo una sintesi di quelle che possono essere prospettive di Google, Amazon e Microsoft e Facebook soprattutto. Però, di nuovo, come tutte le distopie, come tutte le utopie negative, ci sono molte osservazioni che possono essere fatte. Però è anche vero che questo pone un grande problema del quale noi non possiamo disinteressare. Noi, si dice, viviamo ormai in una realtà aumentata. Una realtà aumentata proprio dall'insieme di dispositivi che sono a nostra disposizione. Come è stata una realtà aumentata quella del secolo passato, nel momento in cui dalla necessità di andare a spostarsi andando a piedi o con qualche mezzo più o meno rudimentale, che era la condizione della maggioranza delle persone, siamo passati all'automobile
e ha una organizzazione della produzione, dell'organizzazione sociale che mette l'automobile al centro della rete stessa delle relazioni sociali. E in realtà, quindi, una realtà aumentata dalla presenza di uno strumento come l'automobile. Lo stesso si poteva dire con l'elettricità, con il telegrafo, con il telefono e via dicendo. Ma la differenza tra queste situazioni e quelle attuali è che non c'è soltanto una realtà aumentata, che è al mio esterno e di cui io posso scegliere se servirmi oppure no. C'è una persona aumentata, c'è una persona aumentata da dispositivi, appunto, da una parte la connessione del corpo continua, dall'altra dall'incidere sulla persona e sul suo corpo insieme di tecnologie, tant'è che si è detto, si continua a dire che ormai noi siamo una macchina nano, bio, info, neuro. Che cosa si dice con questo? Le nanotecnologie oggi già in maniera molto intensa si usano queste entità nano, estremamente infinitesimamente piccole, per esempio farlo entrare nel sangue e avere delle diagnosi. Info, l'informatica, la biologia, i mutamenti del corpo, neuro, il lavoro che si fa succedere. Quindi abbiamo già una prima dimensione nella quale noi ci troviamo. E per quanto riguarda il cervello, per esempio, c'è una questione ben importante che mi fa arrivare a una questione che mi interessa direttamente, in quanto il mio mestiere è quello del giurista. Qualche tempo fa è stato pubblicato su Nature, cioè su una delle riviste più autorevoli, un primo rapporto che riguardava una ricerca sul potenziamento dell'intelligenza. Ricerche che continuano, allora l'ho fatto all'inizio sui topi, ma arriva subito un problema. Una delle più importanti organizzazioni di tutela dei diritti civili, che si chiama Human Rights Watch in inglese, ha detto: andate avanti con la risposta, con la ricerca, ma prepariamoci a dare una risposta. Chi avrà accesso al potenziamento dell'intelligenza? Chi se la potrà comprare attraverso i mezzi economici? Chi sarà socialmente posta nel posto, nella condizione di poter intercettare per la sua forza sociale questa possibilità per sé o per quanti figli? E tornando all'espressione che accompagna da anni questo tipo di discussione, il rischio della società castale, o meglio, della negazione radicale del principio di eguaglianza. Ecco perché insieme alle novità del mondo che ci circonda tornano parole vecchie come quella di eguaglianza. E se noi torniamo in un'altra delle grandi utopie del secolo passato, cioè il libro di Aldous Huxley, che per noi è stato tradotto Il mondo nuovo, Aldous Huxley era un biologo che è stato anche autore di bellissimi libri, non è il più bello, secondo me, quello, cioè Il mondo nuovo, più bello il punto contro punto, ma questa è una faccenda di opinioni personali discutibilissime. Lui che cosa ha descritto? Ha descritto l'uso della biologia per creare delle categorie che hanno attitudine soltanto a fare determinati lavori. E questo è un discorso rispetto al quale, anche senza spingere troppo il pedale della tecnoscienza, noi ci troviamo di fronte ha possibilità inedite, straordinarie, di miglioramento della vita delle persone, che portano con sé però il problema dell'accesso a queste tecnologie e a queste opportunità in forme tali da porre il problema dell'eguaglianza, anche per una ragione, perché l'intelligenza potenziata attraverso la ricerca pone un grosso proprio per la vita quotidiana. Noi sappiamo tutti che i gradi di intelligenza, le modalità, il quoziente di intelligenza, espressione da usare con grande prudenza per gli abusi che sono stati determinati con riferimento a questo termine,
naturalmente non siamo uguali dal punto di vista dell'intelligenza. Perché l'accettiamo e non ci ribelliamo? Per una, sto semplificando orribilmente, perché diciamo questo è l'effetto della natura. Nel momento in cui la differenza delle intelligenze è invece legata a che cosa? Al fatto che io ho potuto, attraverso i miei mezzi e sfruttando le opportunità tecnologiche, avere una qualità di intelligenza, un'intensità di intelligenza più forte, è chiaro che questo problema si pone, non c'è più l'accettazione derivante dal dato naturale, tant'è che qualcuno ha detto dobbiamo affrontare questa prospettiva, che è quella del cosiddetto post-umano, transumano, anche per evitare la guerra tra umani e post-umani. Cioè, in una società nella quale potesse diffondersi il problema del rafforzamento dell'intelligenza, quelli che sono esclusi da tutto questo accetteranno senza fiatare o in qualche modo reagiranno. Ecco l'espressione guerra tra umani e postumani, che si affronta, adesso passo da un Huxley all'altro, perché Aldous Huxley aveva un fratello che si chiamava Jonian, che era un biologo anche lui, ma che 88 anni fa, cioè nel 1927, ha scritto un libro nel quale usa da questo anche il potenziamento dell'intelligenza e la creazione di nuove specie. Ma andiamo più vicini a noi, 1956, un signore che si chiamava Gunther Anders scrive un libro, L'uomo è antiquato, di cui io cito soltanto un'espressione. Come un pioniere, l'uomo sposta i propri confini sempre più in là, si allontana sempre più da se stesso, si trascende sempre di più, e anche se non si involge in una regione sovrannaturale, tuttavia, poiché varca i limiti congeniti della sua natura, passa in una sfera che non è più naturale nel regno dell'ibrido e dell'artificiale. Noi, questa è, scriveva nel 56, lui partiva come molto all'epoca colpito dalla vicenda della bomba atomica, questo è un discorso che adesso non posso aprire, ma questo discorso del rapporto che noi intratteniamo con il mondo esterno attraverso le tecnologie, che fa penetrare nella nostra vita certamente, ma addirittura anche nel nostro corpo, i risultati della tecnoscienza, è qualcosa che certamente fa porre il problema se l'uomo è antiquato, e se l'uomo è antiquato come dobbiamo ragionare in questo momento sull'umano? Questo è il problema, e noi lo vediamo per esempio attraverso una questione a mio giudizio capitale in questo discorso, e che mi sembra che possa essere tale, e io pure concludo, da illustrare meglio tutto questo, la costruzione dell'identità di ciascuno di noi. Io scherzo ogni tanto, ma perché poi ognuno sempre rischia di rimanere prigioniero delle battute, che noi stiamo vivendo un passaggio da Cartesio a Google, nel senso che fino a un certo punto, adesso semplifico di nuovo, si poteva dire io sono quello che io dico che io sono. Definizione dell'identità. Adesso è corretto dire tu sei quello che Google dice che tu sei. Questo è un punto vero, perché se voi digitate il vostro nome o il nome di una persona che conoscete, vi esce su Google, su un altro motore di ricerca, 1/10 di 50.000, 300.000, 1.600.000, come sono stati scelti quei primi 10 riferimenti? Sono stati scelti attraverso un procedimento, un algoritmo, si dice, di cui non conosciamo tutti i dettagli, ma che certamente, adesso non posso fare questo discorso, ha messo la costruzione dell'identità nelle mani di un'entità esterna al soggetto a cui l'identità si riferisce. Questo è il punto. E questa è una questione importante, perché l'identità è separata dalla intenzionalità e dalla consapevolezza delle persone.
E ci possono essere, io ho fatto il riferimento alla pornografia, ma ci sono questioni molto più semplici, molto più banali, delle rappresentazioni dell'identità che per un verso non corrispondono integralmente a quella che l'identità previsto, oppure che ne forniscono una identità che si presta alla discriminazione, al controllo, al selezione sociale. Dunque il problema dell'identità è legato al fatto che noi stiamo in rete. Ognuno di voi che usa un cellulare che si connette in qualche modo alla rete affida un pezzo della sua identità alla costruzione da parte di altri soggetti che noi non sempre siamo in condizione, non dico di controllare, ma di conoscere, e che mette in circolazione, facendo diventare quella informazione una merce in conseguenza della quale io posso avere anche degli effetti negativi molto gravi, anche partendo da dati molto banali. Se in rete compare come un dato caratteristico della mia vita il fatto che non ho pagato due rate del frigorifero, da quel momento in poi mi può essere rifiutato il credito al consumo. Non voglio fare discorsi più impegnativi, ma per esempio c'è stato un periodo, oggi, in quelli che abbiamo chiamato gli anni di piombo, in Germania c'era, chi se lo ricorda, un'età abbastanza avanzata, veniva chiamato il cervellone di Wiesbaden, cioè la grande banca dati della polizia e delle agenzie di sicurezza tedesche. A un certo punto chiesero alle università, in particolare alle biblioteche universitarie, di fornire le informazioni riguardanti le richieste in lettura dei libri, perché ritenevano che attraverso la individuazione dei lettori di determinati libri, poteva essere Marx, poteva essere Marcuse, facciamo i percorsi che volete, si potesse individuare l'area, se non di partecipazione, di fiancheggiamento del terrorismo. Allora c'era un signore che io conosco bene, che era il garante dei dati dell'Assia, che era nell'anno dell'Assia, e lui disse: no, questo non si può. Cioè tu non puoi costruire l'identità di una persona in base alle sue letture per una finalità di controllo. Ma noi dobbiamo andare oltre. Anche se non c'è una finalità di controllo, tu non puoi trasformare una persona in un profilo che perde la sua umanità, si oggettivizza, viene venduto sul mercato e può provocare le conseguenze più diverse. Allora, questa è la vita quotidiana nella rete, che è la vita quotidiana di tutti noi. Noi possiamo imbatterci in molte cose e in molte situazioni nelle quali non sappiamo perché ci viene concesso o negato qualcosa, perché su di noi c'è un determinato profilo. Allora io concludo con due riferimenti. Primo, il discorso sul profilo è, se posso usare questa espressione, può diventare almeno un processo di disumanizzazione. E il profilo può falsificare l'identità della persona. Di nuovo faccio un esempio, perché la fase, io l'ho ricordato, la rete internet 1.0, 2.0, stiamo entrando nell'internet 3.0, che è chiamata l'internet delle cose. Le cose dialogano tra loro, alle cose viene attribuito un indirizzo, un posto, non dirò un indirizzo, così come noi abbiamo un indirizzo di posta elettronica, e le cose possono dialogare tra loro. Io non invento nulla, perché la realtà è una fantasia molto superiore alla mia, ma un caso molto semplice da comprendere: un signore viene convocato dal suo datore di lavoro che gli dice: da oggi in poi lei e da questo momento in poi lei è licenziato. Perché? Perché lei è un ubriaco, me non è un ubriaco nella mia rete. Dice: ma io sono una stella. Attenzione, perché accedendo alle informazioni che vi fornisce il suo supermercato, risulta che lei ogni fine settimana riceve due bottiglie di whisky e la settimana successiva torna questa fornitura. Quindi lei a fine settimana, invece di riposarsi, si deve con bottiglie di whisky. Morale, perché questo avviene?
perché le bottiglie di whisky che gli arrivavano avevano all'interno un chip che comunicava con il supermercato nel momento in cui la bottiglia si svuota nel supermercato, automaticamente dopo questo colloquio, e magari come racconta adesso Amazon, mandandolo con un drone, sostituendo quindi le persone fisiche, gli mandava le tue bottiglie a casa. Di nuovo torniamo al contesto, alla raccolta sempre più intensa di informazioni e soprattutto al rischio che l'informazione possa essere trasformata in uno strumento di controllo, selezione e discriminazione. Torno e chiudo sullo smartphone. Lo smartphone è in genere tutti questi strumenti tecnologici che ci accompagnano quotidianamente, ha avuto un effetto che voi vedete visibilmente. Una volta in treno si saliva, qualcuno leggeva il giornale, qualcuno leggeva un libro, adesso tutti si siedono a un computer e lavorano, Qualcuno guarda un film, qualcuno fa dei giochi, ma molti lavorano. Un cambiamento radicale, perché un passaggio della modernità che descrive benissimo Louis Mumford nel libro della cultura delle città è la separazione tra luogo di lavoro e abitazione, che era anche la conquista, ci racconta Mumford, del sentimento di intimità. Abbiamo il sentimento di intimità viene perduto e la persona alla fine dà la sua disponibilità a essere continuamente connesso a chi? Al suo datore di lavoro, pubblico, privato che sia, e quindi il senso di intimità, il ritrarsi, come si dice, dietro le quinte, l'allontanare da sé lo sguardo indesiderato, sono tutti lì titoli di libri che sono usciti in questi anni, è cancellato. Tu devi essere disponibile 24 ore su 24. Questa tecnologia ha azzerato questa distinzione tra luogo di lavoro e momenti diversi dallo stare fisicamente nel mondo. C'è un altro estremo uso dello smartphone, ci sono, non credo ancora in Italia, ma io poi su questo mi fermo un po', perché altri, anche presenti in questa sala, sanno molto più di me sulle condizioni di lavoro, che si trovano in questa situazione, si muovono, tengono sempre d'occhio lo smartphone, arriva un messaggio dicendo c'è da consegnare questa cosa, il primo che risponde va lì, prende e fa questo tipo di consegna. Cioè si instaurano relazioni, che sono relazioni di lavoro, che obbligano la persona per cogliere l'opportunità a essere continuamente con l'occhio sullo smartphone, perché se no un altro più veloce di lui gli toglie l'opportunità di lavoro. Allora vedete come la vita nella rete diventa sempre più complicata. C'è una questione di uguaglianza, c'è una questione di libertà, e attraverso la costruzione, con molti problemi, dei profili, anche una questione di dignità della persona. E allora le opportunità della rete sono tutte sopraffatte da questo tipo di possibili utilizzazioni, la lettura è tutta necessariamente al negativo. Io non sono di questa opinione. Io ho trovato molto bella un'espressione sul, occupandosi di robot, su un numero dell'Economist che dice bisogna preoccuparsi saggiamente. Dove attingiamo saggezza? Questa è una domanda troppo difficile per me, ma io faccio un mestiere, che è quello del giurista, e poi alla fine usa strumenti che possono apparire poveri, inadeguati, ma qualche cosa ci dico. La saggezza la possiamo ritrovare in tante cose, ma la ritroviamo prima nei principi che vi ho ricordato, che non sono principi nuovissimi, come sapete. Libertà, uguaglianza, fraternità e dignità, che è una cosa che si è aggiunta in maniera consistente dopo l'ultima guerra, nella dimensione costituzionale e nel fatto che la persona è portatrice di diritti che non possono essere messi in discussione in base
al criterio della sorveglianza dell'interesse del mercato. Questi sono punti difficili, difficili nel momento in cui accadono le cose che sono accadute a Parigi, difficili nel momento in cui si dice l'interesse dell'economia richiede il sacrificio dei diritti sociali. E tuttavia io credo che se noi abbandoniamo questa dimensione non ci preoccupiamo saggiamente, non ci preoccupiamo per niente e cediamo troppo di noi e consegniamo la vita alla rete che ne fa quello che vuole, perché poi la rete non è una stazione, la rete sono i soggetti che abbiamo visto e conosciamo, la rete è ciò che alcuni soggetti possono fare della rete e quindi in primo luogo per esempio le grandi imprese e le agenzie di sorveglianza. Se volessi chiudere con un riferimento un po' retorico, perché è il titolo di un libro bello, per confermare il mio attaccamento ai diritti fondamentali e ai principi di cui vi ho parlato, voi sapete che c'è il titolo di un libro di Carlo Levi, non il più bello, ma con un titolo molto significativo, Il futuro ha un cuore antico. Beh, un po' di questa antichità e di questa saggezza spero che non la perdiamo.